Perché hai scelto italiano? La realtà è che gli uomini sono bellissimi. Come ti chiami? Mi chiamo Dennis, provengo dall'Italia, a Vercelli, Piemonte. Praticamente sono venuto qua nelle Filippine nel 2015. Nel 2016 mi sono ritrovato qua da Giovanni, proprietario di questo ristorante, mia zia e mio zio. Mi chiamo Gerald. Hai detto che siete nati in Italia. Sì, sono nato in Italia, a Torino. Sono nato di là, ho vissuto in Italia per 10 anni e quando ero 10 ho ritornato qua nelle Filippine e non ho ritornato più in Italia. Mi chiamo Marco. Mi chiamo Paul. Ciao, mi chiamo Betsy. Ho studiato in un'università per stranieri di Siena per 3 mesi. Mi chiamo Michael Cardone, sono nato in Italia, ho 24 anni, sono rimasto lì fino a quando avevo 13 anni. Le belle che fanno il riposo, grazie se vado cibo d'amore. Cosa abbiamo qui, questo evento? Allora, questo è il primo evento di Language Exchange. Siamo riuniti per discutere oppure imparare l'italiano, conoscere di più della cultura italiana, del cibo italiano soprattutto. Giovanni's Bar Ristorante, ristorante della mia famiglia. Da quanto tempo hai cominciato italiano? Ho studiato italiano forse 8 anni già. Ho studiato italiano da 3 mesi. 10 anni già, ho iniziato nel 2013, sì. E quindi questo è il tuo lavoro? Nel passato sì, ho insegnato italiano nell'università. Mi sento è molto perfetto. Dai, no, sei troppo gentile. Sì. Sentate un po' questi cibi che abbiamo. Avete spaghetti pesto pistacchio, poi avete ordinato anche la tagliatelle boscaiola, poi vedo che c'è una pizza 4 formaggi, abbiamo più o meno l'autenticità della pizza italiana. Let's go! E perché hai scelto italiano? Forse grazie al libro di Dan Brown, Angel Brown, sì. La novella è situata in Italia, allora mi piace. Lingua molto bella, molto facile, l'alfabeto è lo stesso, la pronuncia è lo stesso, non è come francese. Quindi, per quanto che so, hai detto che hai studiato all'Università delle Filippine. Sì, ho studiato nell'Università delle Filippine lingue europee. E quindi hai scelto anche italiano? Sì, ovvero italiano. Quello che dicevo alle mie professoresse è che mi piace molto la lingua, la cultura, il cibo, eccetera. Però la realtà è che gli uomini sono bellissimi. Affios, sia possibile. Ho deciso di imparare italiano. Perché per gli uomini, ovviamente, ma per le donne. Le persone sono il dono del Dio. Mamma mia, è così. Già è un uomo italiano. Ho conosciuto alcuni, sì, però... Ma non è riuscito. Siamo solo amici. Italiano è la tua madrelingua. Sì, però siccome io sono già qua per 24 anni, non ho mai usato la lingua italiana, l'ho dimenticato. Adesso è solo un po' di passato memoria. Infatti, quando sono ritornato qua nelle Filippine, non lo so parlare filippino, solo un po'. Ah? Sì, sì. Non hai parlato a casa tua, Tagalog? Sì, ho parlato Tagalog, però siccome siamo in Italia, allora il filippino è solo un po'. Anche con i tuoi genitori? Sì, sì, uso solo un po'. Qual è il tuo modo di imparare italiano? Durante il mio tempo libero ascolto dei podcast o anche qualche film che mi piace. Perfetti Sconosciuti, quello film, è molto psicologico. Poi Mine Vaganti, sì, un film di 2010. E dove è disponibile? Ho scaricato questo film in un sito web, sì, si chiama AFDA. Però questo sito web non esiste, sicuramente per colpa di copyright. Ok, all'inizio quello che faccio è ho creato un ambiente falsa. Nelle Filippine? Sì, quindi nelle Filippine. Allora metto tutte le mie cose, piccola etichetta. Allora, questo è un libro, un tavolo, così gli appunti sono colorati e organizzati così. E anche ascolto la musica italiana di Disney, mi piace molto. Sì, ho ascoltato molte canzoni di Disney che sono familiarizzato. Sì, esatto. E anche mi piace molto
giocare i giochi che conosco già. Ad esempio, mi piace molto Pokémon, però lo gioco in italiano. O Final Fantasy, così. Io, esattamente la stessa cosa per leggere i libri, i fumetti. Rileggo tutto, però questa volta in italiano. E già hai saputo la sua storia? Sì. Quindi non è così difficile? Sì, perché sappiamo già la trama. Eh? Non abbiamo bisogno di pensare molto di che cosa sta succedendo nella pagina. Però pensiamo di più della grammatica, del vocabolario, così. Leggo alcuni libri in italiano in Wattpad per rafforzare il mio vocabolario. Mi sono iscritto nel livello A1 e spero a migliorare il mio italiano in breve termine. Ho fatto la scuola là, come ti ho detto prima, ho fatto le medie, poi le superiori, due volte le superiori, perché mi piaceva fare la culinaria e avevo il diploma del geometra. Geometra. Perché non hai continuato? Mi piace di più cucinare. La passione per cucinare sta nel mio sangue, perché mio padre è di Pampanga. La gente lì piace cucinare molto, quindi... E che avete una idea di mescolare la cucina di Pampanga e la cucina di Italia? Non ancora, non ho mai provato, però vediamo come uscirebbe, perché una pizza mette il sizzling dentro della Pampanga. Sei filippino? Sono metà filippino, metà italiano. Parliamo italiano, ogni tanto inglese con mia sorella, però maggior parte delle volte italiano, anche con mia madre, anche lei parla italiano abbastanza. Qual è la cosa che manchi in Italia, che non ce n'è? Il cibo, pizza, pasta, anche il cappuccino, pan o cioccolato. Ma per quanto questo è un cibo francese? Sì, è un cibo francese, però c'è anche in Italia. Cosa manca in Italia? Il cibo, qui ci sono degli ingredienti italiani, però un po' ristretta, diciamo. E mi mancano molto le stagioni. Non preferisci stagioni? Beh, sì. Beh, qui c'è la stagione delle piogge, come adesso. Però a me manca la neve, sinceramente. Inverno, tipo dicembre, quando c'è la neve, Natale, proprio un'altra cosa, una bella atmosfera. Qual è la parte dell'italiano che è più difficile? Parte di congiuntivo. Anche io non lo uso, non l'ho mai usato. Non lo uso anche, soltanto come fosse. Quello si chiama congiuntivo imperfetto. Evito di usare il congiuntivo imperfetto, però tipo il congiuntivo normale, tipo abbia, sia. E più facile di usare. Ovviamente la grammatica è molto difficile, soprattutto del passato remoto. Per oltre a questo, essere più coraggiosa di parlare. La parte più difficile di italiano è di quegli italiani locali di Napoli. C'è un certo accento che è troppo difficile a capire. Tutto si complica ogni volta che parliamo in passato. Il passato prossimo, passato remoto. Di cosa vado a scegliere? Ma nel passato soltanto possiamo... Una versione qui in italiano. Come se fosse perfect tense in spagnolo. Però condivide quasi la stessa struttura linguistica. Qual era la tua città? Torino? È Torino. È un po' nord. Al nord, vicino a Francia. Sì, sì. Magari... Un po' di chilometri. Un po' di chilometri già Francia. E molte persone non sanno Torino. Sì, sì, sì. Sanno Roma. Sì, Roma, Milano. E quali sono i posti che abbiamo? Allora, a Torino, la chiesa che contiene il Nutella che hanno usato per togliere il sangue di Cristo. Parleremo dei viaggi che hai avuto e quali sono i posti che hai visitato. Ho visitato tantissimi posti, al nord, al sud, al centro, però la regione che mi piace di più è Sicilia. Perché? È molto diverso, secondo me. C'è l'influenza degli arabi, dei spagnoli, dei francesi. Allora, è con il cibo anche, è molto diverso. Quali sono i tuoi consigli? Miglior iniziare con i libri dei bambini per rafforzare il vocabolario. Prova di praticare la lingua almeno 30 minuti o un'ora ogni giorno. Ascoltare, leggere, scrivere, guardare un film. Più di più imparerai. Trovare le persone giuste con cui potessi parlare, praticare, no? Non tutte le persone sono gentili. La pagina Facebook di Dante Alighieri, potete visitarla. Penso che ci sia già un evento, sì, mi sembra a fine agosto,
La vita è bella, è il film italiano molto famoso, potete iscrivervi sul sito. Abbiamo anche il sito di Dante Alighieri, li potete iscrivervi sia sul sito o sulla pagina Facebook.